Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Rieccoci qui con Resident Evil. Nel video scorso ho salvato Ashley e adesso dobbiamo uscire dal villaggio. Allora, sì, questa in realtà la devo lasciare qua. Purtroppo. E anche questo, mi sa. No, ma questo facciamo così, però. Preferisco sacrificare qualche proiettile del fucile da cecchino. Ok, andiamo. Ah, adesso qua ci sono sti furbetti qui. Questo però è passato. Ma dimmi te. Vediamo se muoio. Figurati. Poi devo recuperare al più presto la valigia più grande. Vabbè, diciamo che va bene così, possiamo andare. Proiettili del fucile da cecchino, non posso prenderlo. E un po' di denari. Sembra che c'era... Ah, ecco, era qua. Ah, il fucile... Non posso prenderlo. Ah, qui c'è il nostro buon vecchio amico mercante. Allora... Allora, assolutamente devo migliorare la mitraglietta, la capienza. E poi direi anche la potenza di fuoco. Almeno è 0,6. Dunque, ti vendo qualche spinello. E questi per adesso no. Anche perché poi devo cambiare un po' di armi tra un po'. Ah, qua forse c'è qualcosa da raccogliere. Questi li posso prendere per fortuna. Devo far fuori qualche ovetto però, perché adesso mi serviranno più munizioni che cure. Ah, stai giù, Ashley. Qua c'è... Ok. Pensavo fosse una granata. Allora, io direi che magari per sicurezza salvo. Non si sa mai, magari... poi dovrò accattare più munizioni possibili in questa zona. Quindi, allora, salviamo. Perché poi dopo voglio fare una doppia boss fight, quindi mi servono molte munizioni. Allora, sì, possiamo andare di qua, no? Allora, io direi che qua adesso mi elimino tutti i nemici prima e poi raccatto un po' di roba perché poi serviranno dopo delle munizioni. Figurati. Allora, usiamo la granata accecante, va. Perché il mitra... Sì, va, forse potrei usarlo un po'. Usiamo un po' il mitra. Prendile, va. C'era anche una vecchia... Eccola qua. La stronza. Che purtroppo non si vede un cacchio. Che qui quando sono venuto la prima volta... Oh, cacchio. Quando sono venuto la prima volta... Era giorno. Ah!
conviene tornare alla pistola. Dai, muori. No, perché voglio ottenere almeno una granata accecante per dopo. Oh, morto. Non si sa mai. Doppietta, buono. Era quello che cercavo. Però aspetta. Facciamo una cosa. Che quelli li ho visti lì. Andiamoli fuori da qua. Questo forse è troppo vicino. Ok. Almeno li ho sfoltiti un po'. No, perché poi se avanzavo magari mi facevano la festa. Sì, teniamolo così per adesso. Conviene fare di nuovo come ho fatto prima. Questo era pericoloso. Adesso ci sono le trappole per terra, però anche se è buio un po' si vedono. No, perché adesso che Ashley ha poca vita, muore con uno o due colpi. Il problema è quello. Però uno sapendolo può evitarlo. Allora, adesso ci facciamo un po' di giri, senza starci troppo magari. Raccatto qualche munizione magari. Non so se qua c'è qualcosa. Bene, niente. Mi fa piacere. Vediamo un attimo velocemente pure qua, ma mi sa. Ah, sì, c'è qualcosa. Qui si può aprire? Vabbè, meglio che niente. Ah, cos'è il mitra? Buono. Aspetta un attimo, non lo abbandonare. Facciamo così. Adesso sì. Cominciano a quadrare i conti. Lei si butta? Da dove sei passata? Ma poi me lo spieghi. È un mistero. Conosce delle vie segrete. Qua non c'era una scatola una volta. Ah, forse là. Sì, di qua c'ero già passato. Proviamo. Ah, già. Forse qua sopra potrebbero esserci delle munizioni del fucile. Può darsi che le abbiano rimesse. Qualcosa c'è, però non sono munizioni. Vabbè, sono 2000. Ma no, ma cosa fa, sa? Ashley, mi stai facendo perdere tempo. Non te ne rendi conto? Le devo dire di aspettare, è stata colpa mia. Adesso ho accusato ingiustamente Ashley. Soldi. Aspetta, qua non si può aprire. Porca miseria. Vediamo un po' se qua c'è qualcosa. Forse sì. Qua niente. Pesetas. E allora, no, cosa? Ah sì, manca solo sto lato qua. Zetas. Ok, qua niente. Ah, peccato. Vabbè, diciamo che va bene così, possiamo andare. Ho recuperato di tutto e di più. Tanto come se lo controllare qua. Sì.
Ok. Allora, torniamo col fucile da cecchino, però. Che c'è un lavoretto da fare. Magari, guarda, per sicurezza nasconditi, va? Si sa mai. Ah, qua c'è qualcosa da leggere. Sera è la terza parte. Ancora non si sa dove si trovi Sera. Probabilmente sta utilizzando i vecchi passaggi segreti di cui si serviva suo nonno, che cacciava in queste zone tanti anni fa. Sicuramente avrà nascosto i nostri bambini nella foresta. Se suo nonno fosse ancora vivo, lo avrei utilizzato per rintracciare Sera. Ma come avrà fatto a scoprire l'uovo iniettato nel suo corpo? Come ha potuto rimuoverlo prima che si schiudesse? Inoltre lui si è scappato con i nostri bambini poco prima dell'arrivo dell'agente americano. Non può trattarsi di una semplice coincidenza. Ci deve essere lo zampino di qualcun altro. Per ristabilire la situazione dobbiamo catturare Luis, aspettare che cessino gli effetti della medicina e iniettargli un altro uovo. Quindi chi sta dietro a tutto ciò parlerà e nessuno intraccerà più i nostri piani. Chi oserà farlo ne pagherà le conseguenze. Io direi che magari faccio un altro salvataggio. Non si sa mai. Perché adesso che c'è Ashley, può morire anche con un colpo, quindi preferisco non rischiare. Tanto vediamo se lì... Eccolo, non lo vedevo. Via uno. Mi sa che uno arriva da qua. Aspetta, con calma. Eccolo qua. Lo vedevo qua il vecchietto. Ce la farò ad ammazzarlo prima che arrivi l'altro. Sì, 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 sì. Bip bip ballerina. Ma porca miseria. Aspetta, va. Facciamo con calma. Ok. Allora, ce n'è ancora qualcuno. Ma, complimenti, eh. Ah, ma ho capito, forse mi devo mettere qua. Ma si trasforma, ma dai, ma ti pare? Non c'è due senza tre. No, lo sfrutto adesso perché tanto dopo... Dovrò usare armi dalla distanza ravvicinata, quindi... Meglio sfruttarlo adesso. Allora, vediamo se riesco a trovare qualche altra munizione. Sembra che ero passato di qua prima. E occhio, qua pure ci sono altre trappole. Ma qua in realtà ci devo venire dopo, perché devo venire con Ashley. Buono. Mi sa che posso anche chiamarla, perché... Questa forse la posso unire, aspetta, aspetta. Sì, sì, la posso unire questa. Mi sa che mi conviene chiamarla, perché... Tanto... Esci fuori, Ashley. Perché tanto qua ormai li ho fatti fuori tutti, quindi tanto vale. Allora, torniamo... Dov'ero? Di qua, prima. Munizioni. Sta arrivando? Mi sono perso Ashley. Ah, eccola. Qua forse non c'è più nessuno. Ah no, sì, che c'è. E come se c'è? Tra poco non ci sarà più nessuno. Mi, grande. Allora, adesso mi devo ricordare solo delle trappole, perché sennò qua si mette male. Diciamo che... No, no, ah, se no andava bene pure una granata.
Vabbè, quella la posso evitare. Ah, perfetto, non c'è niente. Ah no, no, aspetta, aspetta. Qua dietro c'era qualcosa, forse. Soldi. Soldi, vabbè. Ah, passiamo di qua. Non ti ferire. Sì, perché noi prima di qua non potevamo passare. Adesso che c'è lei, infatti anche dopo poi ci sarà utile per aprire altre porte. Allora, un attimo, qua c'è già il mercante. Ma in realtà mi sa che non posso fare niente. Che questi non li posso... Posso giusto vendere due spinelli, ma... Welcome. Got a selection. What are you selling? Is that all? Spinelli. Thank you. E basta. What are you buying? Ma magari un po' di potenza di fuoco può tornarmi utile adesso. Thank you. Queste due no. What are you buying? No, va bene così. Perché poi tanto, anche se vendete l'arma, comunque vi conteggia anche tutte le... i potenziamenti che fate. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Say it, but we're sandwiched, all right. Quick, in that cabin. Leon. Small world, eh? Well, I see that the president's equipped his daughter with ballistics too. How rude! And I don't believe there's any relevance with my figure and my standing. Who are you? Oh, excuse me, Your Highness. Perhaps the young lady might want to introduce herself first before asking someone his name. Her name's Ashley Graham, the president's daughter. Is she... Well, you know. Don't worry. She's cool. Eh, never mind. There's supposed to be some kind of obvious symptom before you turn into one of them anyway. Look! Ashley, upstairs! Okay, it's game time. Ecco, adesso lui ci darà una mano, però sarà comunque... sarà una passeggiata. Si stanno già sfondando le finestre. Avete fretta! Ma facendo così guadagnate un po' di tempo, così almeno potete raccogliere magari qualche munizione come questa. Questa per il momento non posso raccoglierla. Quella forse sì, fammi un attimo vedere. Sì, questa sì. Tra un po' la dovrò pure usare. Inizierei a usare la pistola, poi vediamo. Intanto mi metto qua, così sono nell'angolo. Ma per fortuna c'è Luis, perché sennò qui da soli è un casino. Intanto è solo questione di tempo. Ma sì, fallo pure sto piccadino, cos'è che devi sempre rompere? Buono, grazie. Mi sono messo così male che mi dai sempre questo. Aspetta.
che qualcuno si è trasformato. Oh cacchio, è già qua. Ok, direi che è il momento di usare un fucile. Togliamo la pistola. E un altro si è trasformato. Porca miseria. Oh cacchio. Facciamo che usare... Siamo sta carpa, va. È arrivato il momento. Merda. Aspetta un attimo, è una bella parte questa, Ma porca miseria! Grazie Leon. Cazzo. Sfruttiamo le uova. Oh, è morto questo. Carichiamo, vai. Ma che sfiga! Qua mi faranno sprecare tutte le erbette. Via, saliamo, va? No, perché qua dovrebbe essere solo una questione di tempo. Porca miseria. Devo cercare di non sprecare troppo. Facciamo così, almeno guadagniamo un po' di tempo. Se lui adesso mi copre le spalle, forse ce la possiamo fare. Facciamo così. Oh, questo piccadigno, ma ti piace così tanto? Ma forse così ce la facciamo, perché lui si occupa di quelli che salgono dalle scale e io mi occupo di questi. Tanto dopo un po' muoiono pure. Sì, no, in realtà ci sta, non so perché. Magari ricarichiamo il mitra. Tanto per un po' non lo posso più migliorare, cacchio. Così riesco, così risparmio un sacco di munizioni. Oh merda. Aspetta, prendi il fucile. Anzi no, sfruttiamo questa, va. Dai che ce la stiamo facendo. Vedo che lui si è concentrato. Poi magari quando scendo sotto devo fare in fretta a recuperare le munizioni. Oh cazzo. Ma questi come hanno fatto a passare? Oh, questi sono già qua. Proviamo così. Che sfiga. No, in realtà la potrei risparmiare però. Ah, ma perché quando uso... Dai, coprimi le spalle. Ma sto facendo tutto io. Ah, ma quanti ce ne sono? Non finisce più. Stai giù. Il tuo posto, quello. Quello che dico anch'io. Non si stancano mai questi. Come ti permetti?
cacchio, questo mi sa che è. Devo farli cadere tutti, perché purtroppo lui sa, a volte ne salta qualcuno. Ma non starmi a... Oh, ce l'abbiamo fatta. Vamos. Vamos. Dacci due. Looks like they're backing off. So, what do we do now? The bridge I crossed to get here is out. So I guess we have no choice but to keep moving. I forgot something. You guys go on ahead. Lewis. Ok, allora abbiamo finito anche questo capitolo. Io vi ringrazio a tutti per aver visto questo episodio, spero che vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, lasciate pure un commento e poi ci vediamo nella prossima puntata di Resident Evil 4. Alla prossima, ciao a tutti!